L'ira politica di Marcello Iantorno si abbatte, sebbene con toni soft nella forma, su Maurizio Traglio e in parte anche sul suo stesso partito. L'assessore comunale del PD, già candidato alle primarie del centro-sinistra, non ha per nulla gradito la prima uscita pubblica dell'imprenditore e potenziale sfidante interno nella corsa alla fascia tricolore. In particolare, Iantorno arriva addirittura a ipotizzare la non candidabilità alle primarie di Traglio alla luce della sua ipotetica indisponibilità ad appoggiare un altro candidato in caso di sconfitta. Penso che sia stata un'esternazione un po', come dire, improvvisata, cioè nel senso forse su cui non c'è stata una riflessione competente, dovuta. Comunque la regola delle primarie, la regola base è naturalmente chi partecipa alla gara deve rispettare le regole. Tra le regole chiaramente vi è che chi non vince deve lealmente supportare e collaborare con la forza politica e con il candidato che ha vinto le primarie. È una regola fondamentale. Se qualcuno non crede in questa regola, naturalmente non partecipa alle primarie. Ma per Traglio arriva un'altra reprimenda. Iantorno boccia la recente presa di posizione dell'imprenditore contro la regione sul caso Paratie. Ma francamente è una polemica sbagliata, il tema è complesso, delicato e credo che l'atteggiamento da tenere come amministratore o futuro amministratore è quello di essere, di avere una forte e leale collaborazione con l'ente regione, perché il rapporto collaborativo tra i due enti è il requisito perché effettivamente quell'opera venga realizzata e il problema risolto. Infine, in attesa del responso dei saggi, l'assessore comunale ha mandato un invito chiaro al suo partito, il PD. Nessun'altra opzione sarà accettata per la scelta del candidato sindaco, se non le primarie. Ma io ribadisco che il metodo dal punto di vista statutario è l'unico politicamente valido, premiante per tutti, siano le primarie. E nel caso in cui invece ci fosse una designazione dall'alto di un candidato? Ma francamente io questa ipotesi non la prendo neanche in considerazione perché la ritengo già sin d'ora, non riesco a vedere nessuna ragione, nessun motivo, da nessun punto di vista.